Parte il conto alla rovescia anche a Bergamo e provincia in vista dell'Election Day del prossimo 6 e 7 giugno. In Bergamasca andranno al voto per eleggere il sindaco 176 comuni su 244, Bergamo compresa. Nel capoluogo Forza Italia, Lega Nord e Alleanza Nazionale stanno tentando di restare uniti, rendendo più incisiva l'opposizione alla giunta Bruni, espressione della sinistra che punta a ottenere la riconferma da parte degli elettori. Avanti con l'alleanza a destra quindi, il resto si vedrà. Ed è alla voce resto che si annida la prima gatta da pelare, i candidati sindaci. Forza Italia ne propone uno, Carlo Saffioti, e AN un altro, Franco Tentorio. Sempre nel comune di Bergamo, accanto ai principali contendenti, c'è l'Italia dei Valori, che non ha ancora assicurato il suo appoggio all'amministrazione attuale, al contrario della lista Verdi per Bruni, che sosterrà invece il sindaco uscente. Appena costituita, Bergamo 5 Stelle, la lista degli amici di Beppe Grillo. Si voterà anche per il rinnovo dell'amministrazione provinciale, banco di prova essenziale per saggiare la sintonia dell'azione di governo con i cittadini. Qui Forza Italia e Alleanza Nazionale intendono procedere uniti in sintonia con la costituzione del Partito del Popolo delle Libertà, mentre la Lega probabilmente correrà sola con il suo candidato Ettore Pirovano. L'attuale presidente Valerio Bettoni non è più ricandidabile in quanto in scadenza di secondo mandato e non ha fatto mistero di non volere la Lega in via Tasso, aprendo la strada ad una lista civica. Almeno qui il PD resta debole ma in equilibrio, tanto che la stessa segretaria provinciale Mirosa Servidati non esclude che le primarie, punto imprescindibile per il suo partito, si tengano in versione allargata, ovvero aperta alla coalizione che si definirà da qui a marzo. Se il dialogo è aperto con l'UDC, non può che non esserlo anche con l'Italia dei Valori.